Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'edizione principale delle 19.30 del telegiornale di speciale News in apertura alla pagina degli esteri. Terrore a New York, dove un uomo ha seminato il panico ferendo 4 agenti con un'accetta. Lo stesso è stato ucciso. Degli agenti uno è in gravi condizioni. Il servizio. Passiamo adesso alla cronaca, la vicenda dell'accordo di programma tra Regione Puglia e Comune di Bari per costruire in città i palazzi ritenuti abusivi dall'accusa torna dinanzi al GIP per l'opposizione da parte di un comitato alla seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Bari coinvolgendo il Presidente della Regione Puglia Vendola. Gli indagati sono 15, tra cui l'attuale Presidente regionale e 12 membri della sua prima giunta e 2 tecnici comunali. Il GIP deciderà il prossimo 29 ottobre. Adesso rimaniamo a parlare di cronaca, perché per quanto riguarda il processo Stato-mafia, il legale di un boss mafioso potrà porre domande al capo dello Stato. Il servizio. Parliamo adesso di città europea della cultura. Come sapete è stata prescelta Matera, ma anche la Puglia farà la sua parte. Infatti si è tenuto oggi un incontro tra i sindaci di Matera, Aduce e di Lecce Perrone per lavorare insieme per una fusione progettuale ed organizzativa fra le due città. Si tratta di un primo passo concreto di una intesa tutta da scrivere. Sarà una mostra sul Rinascimento che coinvolgerà entrambe le città. Adesso occupiamoci di Massimiliano Girone, uno dei due Marò, per quanto riguarda la vicenda appunto dei due Marò in India. Il fuciliere di Marina Girone, bloccato in India da 32 mesi per l'uccisione di due pescatori, ha risposto via Facebook alle tantissime persone che gli hanno fatto gli auguri per il suo compleanno. Girone ha ringraziato di cuore tutti per il caro pensiero. Ricordiamo che Massimiliano Latorre invece si trova in Italia per curarsi. In chiusura adesso la pagina sportiva, un'ampia pagina sportiva. Apriamo con il calcio, torna il campionato con 3 anticipi ed in particolare l'attesa è per la Roma dopo il 7-1 dal Bayern Monaco in Champions League. Il servizio. In chiusura il basket, in questo weekend ci sarà la sesta giornata del campionato di Serie C nazionale maschile con il riposo forzato per la Castellano Udas. Obiettivi puntati sulla capolista Scafati che ospiterà in casa il Potenza e tenterà l'allungo solitario. Delle formazioni pugliesi, San Severo in trasferta a Pozzuoli, il Trani ospita il Benevento ed il Nardò il Basket Napoli. È tutto per quanto concerne questa edizione del telegiornale, grazie per la vostra attenzione, prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 22 con la notte e poi domani mattina alle 8.30 con nuovo giorno e poi fine settimana tutto targato Radio Sport. Buon proseguimento di serata e buon fine settimana.